Ciao a tutti, sono Carola, la cantante dei Camme, una cover band che fa pezzi d'autore anni 70-80 italiani e internazionali. Venite ai nostri concerti, un saluto a tutti. Ed eccoci finalmente insieme, cari amici, sempre curiosa, ritorna con un nuovo appuntamento, Joy Cadenasso qui con voi e non manca ovviamente un bacio super gigante per voi che ci state seguendo. Allora, che cosa succede in questa puntata? Un sacco di cose come sempre, poi siamo già entrati nel fervore natalizio, abbiamo trascorso la festa dell'Immacolata pochi giorni fa e quindi insomma con l'8 dicembre inizia ufficialmente, no? Il periodo delle feste e infatti le vie della città sono illuminate, le vetrine sono piene di idee regalo, e quant'altro. Bene, ma a parte questo, dicevo, quali saranno gli argomenti di questo appuntamento? Torneremo un po' indietro nel tempo, ma di poco, perché andremo a rivedere ancora qualche estratto, quelli che ci sono rimasti dell'evento del 12 di novembre, Sognando con Joy, e poi parleremo anche di un evento futuro del 16 di novembre per presentare ufficialmente anche a Genova Sestri Ponente il libro Le avventure di Marcio Pepe e speriamo che ci saranno tanti bambini perché 16 dicembre, perché insomma per noi è un'emozione, soprattutto perché è il mio primo racconto per bambini e visto che ci state seguendo in tanti vi faccio già sapere che ci saranno anche delle caramelle in omaggio o cose del genere. Però non venite solo per le caramelle. A parte questo, abbiamo anche un ospite oggi che è già in collegamento con noi, quindi non voglio farla aspettare ancora. Lei si chiama Diana Senatore, le do subito il benvenuto. Eccola qui, bellissima. Benvenuta Diana, come stai? Ciao Joy, bene, grazie. Grazie mille per questa opportunità. Figurati. Allora, diciamo ai nostri amici che ci stanno seguendo chi è Diana Senatore. Oltre ad essere una bellissima donna, lei è anche... è evidente. Lei è qui con noi oggi per raccontarci della sua esperienza musicale. Eh sì, perché di recente è uscito il suo secondo singolo. Io partirei da questo. Si chiama Tra mille anni. Diana, raccontaci un po' come è nato questo singolo. Beh, questo singolo è nato un po' seguendo la scia del singolo precedente, nel senso che è come se dentro di me ci fosse quello che ti posso definire un tumulto interiore, no? E quindi ci sono una serie di emozioni da cui mi sento anche un po' sopraffatta, no? Quasi come se la pelle non le riuscisse a trattenere. E poi accade una magia. Cioè, riesco a portarle fuori da me in un modo incredibile perché la scrittura di una canzone è forse per me l'unico modo in cui riesco ad essere senza filtri, quindi ad essere veramente connessa con quello che ho dentro. E quindi ci sono delle evocazioni di cose vissute, di cose da voler vivere, di desideri che diventano poi musica e ti posso dire questo. Ecco, mi dicevi prima che tu hai scritto il testo e hai scritto anche la melodia di questa canzone. Sì, in effetti mi accade in questo modo, cioè io è come se nel momento in cui scrivo il testo automaticamente nasce già come una canzone. È un processo creativo di cui mi sorprendo ancora e ogni volta che accade, che però mi fa stare bene. Io già, sai,
tanti anni fa ho fatto un primo esperimento, possiamo dire, anche se poi non l'ho perseguito, non ho pubblicato effettivamente quella prima canzone, però è stato un approccio un primo assaggio, possiamo dire, di questa modalità espressiva, che però non ho coltivato. Come ben sai, le cose che ci fanno, non lo so, stare bene, poi però non li puoi controllare, no? No, e soprattutto non svaniscono, rimangono, no, dentro, no, di noi, devono uscire poi in qualche modo. E così è successo con te, con la tua musica e Tra mille anni, che è uscito il giorno? Che è uscito il 24 novembre. Ok, quindi fresco fresco. Ma prima di tornare a parlare di Tra mille anni, andiamo un pochino a ritroso e parliamo invece del singolo d'esordio, che è Bacio spaziale, da cui poi è uscito anche uno spettacolo, giusto? No, in realtà lo spettacolo è precedente rispetto al singolo di Bacio spaziale. E quello spettacolo che ho tenuto a gennaio scorso al Teatro Charlot è stato lì un modo per riavvicinarmi alla musica, è stata una sorta di, non lo so, battesimo, no, per me, sì. Che comunque sono una persona abbastanza timida, e però ecco, lì ho detto vabbè, non riesco più a trattenere questa passione, quindi questo spettacolo chiamato Sfumature d'amore, che l'amore è ciò che mi motiva e mi spinge in realtà in generale e nella musica assolutamente, e quindi è stato uno spettacolo di cover nelle quali però ho un po' raccontato le varie sfumature dell'amore attraverso delle canzoni. E poi è arrivato Bacio spaziale. Sì, che è un brano che in realtà avevo già scritto qualche mese prima, però sai, far uscire per la prima volta un singolo è qualcosa a cui tieni tanto, e quindi ti sembra sempre che ci sia qualcosa da ritoccare. Sì. Sono stati mesi 9 mesi per arrivare poi a pubblicarlo, e è stata una grande gioia per me, una grande soddisfazione. Ci credo. Soddisfazione è portata sicuramente anche dal videoclip di Tra mille anni, che io direi di andare a vedere, così poi dopo torniamo ancora a dire qualcosa. Allora Brunino, andiamoci a guardare il videoclip del singolo Tra mille anni di Diana Senatore. Scendiamo giù, le parole si diradano, quelle luci rosso panico, rosso magico. Quanto dei miei sogni, dei pensieri un po' contorti, colgo nei tuoi tratti, nei tuoi occhi. Allora prendi la mia mano, ti sussurro un desiderio, e poi sconfiniamo piano. Non mi sembra vero, no. Tra mille anni, in un'altra vita, tu dimmi sempre tutto, 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 e dammi sempre tutto, tutto, tutto. Tra mille anni, in un'altra vita, tu dammi sempre tutto, tutto, tutto. Non vedo la riuscita. E respiro lento, e l'America qua dentro, tra le luci rosso panico, rosso magico. Allora prendi le mie labbra, baciale come vuoi fare tu. Allora vivi questo spazio-tempo e affonda piano dentro. Tra mille anni, in un'altra vita, tu dimmi sempre tutto, 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 e dammi sempre tutto, tutto, tutto. Tra mille anni, in un'altra vita, tu dammi sempre tutto, tutto, tutto. Non vedo via d'uscita. Nel posto giusto, al momento giusto,
bruciato. Tra mille anni, in un'altra vita, tu dimmi sempre tutto, 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 e dammi sempre tutto, tutto, tutto. Tra mille anni, in un'altra vita, tu dammi sempre tutto, 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 non vedo l'uscita. Sei la mia vita uscita tra mille anni. Ed eccoci ancora qui insieme alla nostra ospite Diana Senatore di Salerno, oggi in Sempre Curiosa, per raccontarci di questo secondo singolo Tra Mille Anni, di cui abbiamo visto anche il videoclip. Un video bellissimo realizzato da Massimo Mercurio, Diana. Sì, sì, Massimo Mercurio, che oltre ad essere un regista, videomaker eccezionale, è anche un grande amico. Mi ha permesso di sentirmi a mio agio durante queste riprese, e lui è una persona molto creativa, e quindi quando ci siamo incontrati e mi ha spiegato un po' come aveva immaginato questo videoclip, ho amato immediatamente la sua idea, ed è stato un viaggio bellissimo, quelle ore di riprese sono volate. Sono molto soddisfatta del risultato, è fantastico. È davvero molto bello. Beh, dobbiamo citare però anche Andrea D'Amato, l'arrangiatore, no, della canzone. Certo. Andrea è capace di vestire in modo perfetto quelli che sono i miei brani. Sai, perché poi la musica, l'atmosfera che ti danno gli strumenti scelti, proprio il, non lo so, quel mood, no, che ricevi non solo dalle parole ma dalla musica, ti porta quell'emozione, la completa in effetti. Quindi lui è veramente molto, è per me una persona molto empatica, che riesce a capire esattamente, a trasformare quelle che sono le mie emozioni in musica. Quindi ha captato quello che volevi trasmettere. Sì, assolutamente. Bene, ma senti, adesso stavo riflettendo un po' anche sul titolo, no, di questo brano, Fra Mille Anni. È difficile immaginarci tutti noi ovviamente fra mille anni, ma tu come ti vedi, per esempio, tra 20 anni, ancora con la musica al tuo fianco o dove? Assolutamente sì, la musica è una parte di me, mi vedo una sognatrice determinata ad esprimersi attraverso questo strumento, che per me è magia, è libertà, è emozione vera. Questa per me è la musica. Abbiamo parlato del futuro, diciamo, molto lontano. Parliamo di quello più vicino, fra un paio di mesi, Sanremo. Perché tu parteciperai ad una manifestazione che ci sarà a Casa Sanremo. Esatto, Canto per te per Casa Sanremo si terrà il sabato, insomma, della settimana sanremese, e sarò tra i cantanti che si esibiranno. È un'opportunità anche lì di far conoscere la mia musica, di vivere un'esperienza che non ho mai vissuto prima. Non sono mai stata a Sanremo, penso che sia la città della musica italiana, e per chi è appassionato come me
è un sogno anche quello, no? Assolutamente. E allora forse ci vedremo lì, perché probabilmente come TV ci saremo anche noi e allora ci incontreremo di persona. Diana, purtroppo il nostro tempo oggi è finito, siamo stati felici di ospitarti e di godere della tua musica. Ovviamente ti auguriamo tantissime cose belle, non solo nella musica ma nella vita, e ci vediamo presto. Ti ringrazio Joy, grazie veramente, è stato un piacere, grazie. Ciao Diana, voi restate lì, non vi muovete perché Sempre Curiosa continua. Associazione Musica Amica presenta La mia vita con un pianoforte, l'imperdibile appuntamento con lo straordinario maestro Andrea Bacchetti, Bach, Cimarosa, Scarlatti, Mozart e il dialogo con il pubblico per scoprire la sua esperienza internazionale in viaggio con il pianoforte. La mia vita con un pianoforte. Andrea Bacchetti. Una passione, un'esigenza, una vita. 10 dicembre, ore 21. Villa Borzino, Genova Busalla. Anche quest'anno Lollipop riempie i cuori di dolcezza. Isa e Guido vi aspettano con le loro mille idee regalo. Confezioni, calendari, peluche e tanto altro. Lollipop, un piccolo angolo felice pieno di sorprese. Cosa aspetti? Telefona al 348-766-1044. Lollipop, in via Sestri 208 Rosso, Sestri Ponente, Genova. Ciao, sono Marcio Pepe. Vuoi leggere un libro che parla di me? Lo ha scritto la mia amica Joy. Eccomi qui, sono Joy Cadenasso. Le avventure di Marcio Pepe, Casa Dolce Casa, è il mio primo racconto illustrato per bambini, divertente e anche educativo. Sì, e ci fodo tutte le mie storie. Perché non lo leggi anche tu? Marcio Pepe ringrazia Studio Dentistico Ottonello, Lollipop, le caramelle, Roxy e Mister Ibi. Associazione musicale Musica Amica. Guido Ottonello. Focaccia Lovers Bakery and Drink. Frutta e verdura Saiful. Formaggeria Smile. Panificio Pasticceria Battaglia. Gli amici di Fosco. Panificio Pasticceria Mordi e Fuggi. Ferramenta Caroleo 016. Abbigliamento bimbi e ragazzi. Le avventure di Marcio Pepe, Casa Dolce Casa, di Joy Cadenasso. Cercalo anche su Amazon.